buon lavoro a tutti, la prima parola della settimana è italianità. Si chiude oggi la Milano Fashion Week, grandissimo ritorno di Fiorucci, brand creato dal milanesissimo Elio Fiorucci. A presentare le sue collezioni è stato anche Giorgio Armani, che al Financial Times ha detto: non vendo ai francesi, lo trovo un po' ridicolo, vogliono prendersi tutto. Viene in mente una dichiarazione sempre di Armani di qualche anno fa, era Ferragosto del 2017, a Paolo Apollo sul Corriere della Sera disse: non condivido l'idea che Milano sia la periferia di un impero. Ebbene, qualcuno da Gucci a Bottega Veneta a Luxottica o Fiat Chrysler si è unito ai francesi. Giorgio Armani tira dritto. La seconda parola della settimana è parità. Un esempio? Elena Lenti, 58 anni, la prima donna macchinista di una metropolitana italiana. Alla fine della sua ultima corsa, alla stazione di Crescenzago, a Milano, è stato diffuso un bellissimo audio messaggio di ringraziamento. Dunque, grazie, grazie mille Elena, diciamo anche noi, per il tuo esempio dato, pensate un po', in 33 anni di servizio. Terza e ultima parola della settimana è gentilezza. Scade questo sabato, il 30 settembre, il termine per presentare la propria candidatura al premio Gentilezza Italiana. Ci sono 4 categorie, da persone a imprese, innovazione e associazione, insomma, partecipiamo. Premiazione il 13 novembre del 2023 a Palazzo Cusani a Milano. Che vinca la gentilezza sempre in ogni posto di lavoro. Buon lavoro a tutti!